Quello che io mi riprometto di ottenere è una cosa che a voi sembrerà impossibile. Infatti, io mi riprometto di dar corpo a Dio. Quando avevo 35 anni, mi ripromisi di dar corpo a Gesù. Ma oggi io intendo dar corpo a Dio Padre, ossia a quel ritorno della verità di Gesù che doveva ripresentarsi nella gloria di Dio Padre. Non stupitevi se io, presentando la mia persona, la candido per questa gloria. Essa non è la mia, non è del mio personaggio, ma è di chi mi realizza, di quel Dio di cui io sono il frutto intero, di tutta la creazione, di ogni mio respiro, di ogni parte della mia esistenza. Questo poeticamente è detto anche da molti cattolici quando cantano: tu sei la mia vita, altro io non ho. Ma se provate a dire ad un sacerdote, come è toccato a me, di dirgli una volta: io non so, so di essere Dio, e quindi è ancora più grave che io debbo ammettere di peccare. Poco mancò che non mi cacciasse dal confessionale, perché mi rimproverò di essere un apostata, ossia di avere rinnegato le basi stesse della mia fede. Ma invece, quando nel Decalogo il primo punto dice: io sono il Signore Dio tuo e non avrai altro Dio fuori che me, si afferma il creatore unico, unico signore della vita, dell'esistenza, di ogni cosa. E tutti noi siamo ridotti a personaggi, puri e semplici personaggi della sua opera. Quindi io mi riprometto di dar corpo a Dio, riproponendolo presente in questo mondo che sembra averlo estromesso, facendo notare che se appare che ogni forza espressa in termini oggettivi o soggettivi sia libera di intraprendere una guerra di predominio per la risultante, questa apparente libertà è solo il frutto, l'impressione uguale e contraria ad una verità che presenta ogni cosa attratta dall'unico centro di gravità, come un grande punto magnetico, quel Dio che riporta nella sua pura potenza, in cui tutto è in potenza, ogni cosa che sia supposta essere fuori di lui. Di conseguenza, se il vero verso del mondo è la costrizione reale verso l'unico punto centrale di ogni cosa, ma noi vediamo in modo uguale e contrario la fuga delle galassie, l'espansione, l'esplosione della luce che esce da ogni punto luce, beh, noi vedendo questo fenomeno lo vediamo libero e fuggire al dominio del centro, mentre invece è solo l'immagine uguale e contraria a quel magnetismo che è prepotentemente attratto verso il centro. Quindi io sto cercando di fare giustizia a Dio, di
di riproporre la sua verità assoluta. Egli, il suo punto di attrazione, porta tutta l'esistenza ad annullarsi, ad annichilirsi e a rientrare, tempo dopo tempo, nel puro esistere di ogni cosa in potenza, nella pura idea di Dio. Ma mentre accade questo, e questo è il vero, noi semplicemente vediamo quanto è uguale e contrario, ossia non il verso magnetico ma quello elettrico e centrifugo, mentre il magnetico è centripeto, cioè rivolto verso il centro, e ci sembra che noi in ogni momento, collocati in un punto, possiamo scegliere su quale punto di una ideale circonferenza di una sfera poterci spostare, mentre invece noi potremo ritornare solo da quel punto in cui eravamo e da cui siamo arretrati fino a questo punto di presente, per poi vedere il ritorno nuovamente in quel punto, nelle vie e nei versi uguali e contrari rispetto a quelli veramente in atto, che sono il magnetismo, che sono l'antimateria, ma che noi vediamo nel modo dell'elettricità e nel modo della massa materiale, che essendo contraria ed essendo uguale ci mostra il futuro, che invece è proprio quel passato da cui deriviamo. Per cui fare giustizia a Dio significa che mentre noi crediamo di andare verso un male e diciamo: dov'è Dio che ci lascia andare alla rovina? Perché non ci salva? Ebbene, ci sta salvando proprio da quel momento, perché la condizione finale verso cui noi crediamo di andare è quella iniziale da cui già ora stiamo venendo. Quindi Dio è un salvatore, ma si mostra assolutamente inattivo proprio per consentire a noi, che non siamo niente al di là di Lui, di avere l'impressione di una libera espansione della nostra creatività. Espansione che non esiste minimamente, esiste nel futuro solo sulla base di un futuro che è arretrato fino a questo presente, e poi lo vediamo ritornare esattamente lì da dove era venuto. Quindi io voglio fare giustizia a Dio e riproporre la verità di Dio, affermando che Egli è il Salvatore del mondo. Ma non è un Salvatore prepotente, è un Salvatore che si affida proprio allo spirito dell'uomo, perché il libero arbitrio vero concesso a ciascuno di noi è quello di giudicare, riscontrare la propria volontà in relazione a quello che ciascuno di noi vede compiersi per mano del suo personaggio. Noi possiamo condividere oppure possiamo prendere le distanze, e così facendo, mettendo come oggetto dell'osservazione la storia di una vita reale, sulla base reale possiamo fondare il nostro giusto e sacrosanto ideale del Dio relativo a questa croce che il Dio assoluto ha assunto in ciascuno di noi. Quindi io punto a che ogni figlio riproponga come suo obiettivo quello fondamentale di liberare quel padre che è in lui e che si è crocifisso per far esistere il figlio. Non è giusto, padre, io e te siamo una cosa sola, non debbo esistere solo io a danno tuo, viviamo insieme, viviamo uniti come una cosa sola. Questa definitiva sconfitta della morte era attesa al ritorno di Gesù. Ebbene, la verità di Gesù è
veramente ritornata in me, al punto che io sono in grado di sconfiggere la morte con la verità, non eliminando questo fenomeno che è un necessario termine ad una vita, affinché essa da un lato abbia una determinazione definita e consenta nell'aspetto uguale e contrario ad avere una vita assolutamente infinita e indeterminata. Come faccio a togliervi la paura della morte? In base al terzo principio fondamentale della legge dinamica, che afferma che ogni azione in natura è sempre una coppia formata tra un'azione e un'azione perfettamente uguale e contraria. Ora, se noi vediamo l'azione del nostro avanzamento nel tempo dell'universo e vediamo correre qui la corrente elettrica e spostarsi le masse materiali, questa è, poiché la vediamo, solo un'azione relativa ad una opposta che non la vediamo e che è perfettamente uguale e contraria. Come questa è vista andare verso il futuro, fino al completamento della vita con la morte, quella comincia da quel punto della morte e in una reale resurrezione già in corso, che esiste già ora, il nostro spirito da quel punto definitivo della morte è ritornato indietro nel tempo fino al nostro attuale punto di presente e poi ritornerà nuovamente alla morte, ma attraverso il fenomeno esattamente inverso, che non si presenta magnetico ma elettrico, che non si presenta antimateriale ma materiale. Di conseguenza, la vita che noi vediamo per metà sta andando a morire, ma questo è solo l'effetto relativo al lato opposto, che è un'azione vera e fondamentale, la quale dalla morte ha risuscitato lo spirito e lo ha retrocesso fino al nostro punto di presente. Per cui per metà stiamo andando a morire, perché per un'altra metà siamo già resuscitati e la nostra vita intera va dalla metà in un verso che ci porta alla morte, alla metà che dalla morte ci riporta indietro verso questo presente. Quello dei due versi che è vero è quello della resurrezione, per cui noi siamo già risorti con il nostro spirito, abbiamo già superato il punto della morte, che non è un punto estremo, è un punto definito come uno specchio che ribalta perfettamente una dinamica in quella perfettamente opposta. E allora, visto che noi ora, in questo punto di presente, abbiamo già sorpassato la morte con il nostro spirito risorto e tornato finora, non possiamo aver paura di una morte che abbiamo già superato. Se a mano che avanziamo con l'elettricità e con la materia, ci avviciniamo al punto della morte, quando saremo al punto limite della morte, accadrà che il nostro io, dopo tutta la vita vista in termini di materia e di elettricità, comincerà a vedere il lato opposto, secondo
il magnetismo e secondo l'antimateria, e vedrà il tempo tornare indietro. Noi assisteremo realmente alla retrocessione del tempo. Saremo sbalorditi vedendo che ogni situazione evolve in quella precedente, sempre più precedente, fino a portarsi al momento iniziale della nostra vita e poi nel momento iniziale di quella dei genitori, dei nonni, dei bisnonni, recuperando tutto il percorso fino a rientrare ciascuno di noi in quell'unico Adamo in cui a livello di vita umana tutto è in potenza. Anche Eva, per questo è fondamentale nella Bibbia che la coppia discenda da uno solo, perché in questo uno ci possa essere, come un tutt'uno, ogni sviluppo di tutta la vita futura presente in pura potenza. Ecco, io ho vinto la morte. Non potete aver paura della morte, perché di fatto noi abbiamo già vissuto quell'esperienza con il nostro spirito, ma ne siamo già venuti indietro, solo che noi non possiamo vedere questo verso, perché è quella cosa su cui ci basiamo, perché noi vediamo solo in modo relativo a quella cosa. Quella cosa non la vediamo. Il nostro modo di vedere relativo a quella cosa è di vederla nella dinamica uguale e contraria condotta dalla oggettività, diciamo così, uguale e contraria. Quindi ho compiuto quello che mi ero ripromesso, di togliervi la paura della morte, se la vostra intelligenza è in grado di ragionare in maniera personale, autorevole, su queste cose, senza la necessità che voi crediate a queste cose solo se ci credono altri, i sapienti, non dimostrandovi capaci di concludere una risultanza sulla base delle leggi. Se le leggi esistono e sono esatte, ed è esatto il principio di azione e reazione, tutto quello che io dico è assolutamente vero. Anche questo obiettivo sarebbe stato raggiunto solamente alla fine del tempo, al ritorno di Gesù nella gloria del Padre. Ma in verità è già un obiettivo raggiunto dalla verità assoluta che si è reincarnata in me. È il giudizio più bello, più liberatorio che l'uomo potesse mai aspettarsi, perché libera veramente lo spirito del libero arbitrio concessogli da Dio. Un libero arbitrio che, se è veramente libero, non può mai essere poi oggetto di una pena, perché se io concedo un arbitrio, quell'arbitrio è stato concesso e non diventa più una colpa di chi lo ha esercitato, semmai di chi glielo ha concesso. Ma in questo caso il libero arbitrio concesso allo spirito è quello di prendere più o meno le distanze dal proprio io. In altri termini, il mondo, l'esistenza concreta è in questi termini, con il Dio ente assoluto che, come un creatore di ogni cosa, è a monte di ogni cosa scritta o disegnata dalla sua penna. Di conseguenza è il responsabile unico
di tutta la vita dei personaggi. Ma quando Dio è sceso in un personaggio ad animarlo, gli ha concesso il libero arbitrio di pensarla a suo esclusivo modo di vedere. La sola cosa che l'uomo non deve fare è quello di essere ipocrita, perché uno spirito ipocrita dissocia la sua buona fede in un imbroglio che è intollerabile. Ma alla fine nessuno spirito potrà essere ipocrita, perché dopo questa vita che culmina con la morte e che noi ci illudiamo di compiere liberamente, assisteremo alla retrocessione di questa vita fino al suo punto iniziale, come un film che attraverso un reale replay ritorni alla sua origine. E allora ci accorgeremo che non esisteva solo un divenire, ma ne esistevano due, perché dovevano contraddirsi l'un l'altro, in quanto non è vero che esiste solo un fotogramma del film che evolve, ma esistono tanti fotogrammi uguali e successivi, differenti tra loro, che quando sono visti in sequenza, uno dopo l'altro, ingenerano l'effetto cinematico e un apparente divenire. Divenire che non esiste, che non è vero, perché un fotogramma di un film non diventa mai un fotogramma altro del film, fino a diventare l'ultimo fotogramma. No, seguitano a esistere tutti quanti i fotogrammi come le varie sezioni di un eterno progetto. Ma se noi ci inganniamo e crediamo nel divenire, allora dovremo assistere a due successivi divenire uguali e contrari. Infatti noi vediamo questo sulla base di quello uguale e contrario a questo che è già in atto. Ma non lo vediamo, perché noi, vedendo in modo relativo a quello, non vediamo quello, ma questo, quello relativo. Ed è relativo in un modo che è esattamente uguale e contrario a quello. Di conseguenza, l'uomo è imprigionato in una apparenza che gli dà l'idea di una libertà fattiva, che invece non c'è. Ma grazie a questa apparenza, l'uomo è indotto a entrare in azione con la sua volontà, e così facendo si comporta proprio come un bambino che fa le sue esperienze che crede siano assolutamente libere, ma che invece sono ben controllate da un padre che è assolutamente attento a che il figlio non compia nulla che gli possa far male. Di conseguenza il giudizio finale, quello atteso da sempre, è proprio quello che libera ogni soggetto e gli apre il suo paradiso, quello che ogni spirito soggettivo arriva a desiderare, come quel bussare a cui alla fine Dio risponderà. L'uomo busserà attraverso l'ideale sua salvezza. La salvezza di ogni uomo, quella assoluta, è Dio. E in questo modo Dio, imponendo una salvezza relativa alla vita relativa, impone anche un ideale di un Dio relativo, relativo al suo presupposto. E questo Dio relativo diventerà per lui il Dio assoluto, perché dopo una vita ricevuta tutta e non oggetto di una scelta soggettiva, verranno vite che saranno scelte da ciascuno di noi attraverso la condivisione della vita che oggi hanno avuto tutti gli altri. Di conseguenza, il limite
di quanto oggi non c'è nella mia vita, perché sembra che sia stata data agli altri quella abbondanza o quel bene che non è stato dato a me. Questa apparente rivalità non esiste, perché è un ordinato dividersi di tutto il bene in una infinita e sistematica suddivisione. C'è un sistema integrale di tutto il possibile e ognuno ne ha avuto uno coerente e che è equilibrato da tutti gli altri. Di conseguenza, poiché il vero rapporto sta tra me e gli altri, io supererò me attraverso gli altri, ossia attraverso quel bene che oggi appartiene al prossimo. Quindi io riuscirò a godere per condivisione, per comunione, il bene del mio prossimo se oggi avrò imparato a non assumere le distanze. Ma io non sono libero di assumerle o no. Queste distanze derivano dal ruolo che è stato assegnato a me da Dio, a mio personaggio da Dio. Per cui se io sono stato creato con dei nemici, io avrò un paradiso che terrà conto di questi nemici. Però alla fine io riuscirò comunque a essere libero, perché il libero arbitrio concesso allo spirito è veramente un arbitrio così grande da non essere assolutamente condizionato alla vita reale che ciascuno ha e che ciascuno osserva come l'attore e l'animatore di quella vita assegnatagli da Dio. Quindi il paradiso è assicurato a tutti e ciascuno lo avrà proprio per come lo vorrà, proprio per quell'ideale salvezza che avrà maturato in se stesso e che poi per lui la farà da Dio, tanto che farà esistere tra tutto il possibile e navigherà in eterno tra tutti i casi possibili della vita, in tutto l'universo, viaggiando tra i monti, tra i mondi e le stelle, avendo una vita infinita perché è contraria a questa avuta e per fortuna ben definita da una morte. Io, partendo dalla verità che uno è uguale a 10 decimi, sono arrivato a definire che c'è un'uguaglianza tra quanto è tutto in potenza e quanto è tutto in atto come il prodotto tra gli inversi 10 e 10 elevato a meno 1. Questo inverso è in sostanza quello che esiste tra 1 e 0. Il risultato veramente eclatante è che quello che è nel secondo membro, che vediamo su fondo giallo colorato in rosso, è un assoluto principio di differenziazione, che quando entra in atto per tempi determina un sistema integrale di tutto il possibile in quei tempi. In 4 tempi vediamo che tutto il possibile è dato da 16 file orizzontali di ordini che, essendo fatti da 1 e 0, stanno ricalcando un sistema di ordini digitali, quelli che servono proprio per riuscire a conformare un mondo rappresentato attraverso questi 1 e questi 0. Ebbene, questo sistema integrale di tutto il possibile è quello che noi chiamiamo Dio Onnipotente, ed è una unica vita, perché il sistema è integrale, comprende tutte le file di ordini uguali e distinti, uguali per essere fatti solo di 1 e 0,
ma distinti in tutte le possibili colonne di ordini, tutte diverse tra loro. Ebbene, la vita è proprio osservata impersonando questi ordini, e chi li impersona è la stessa onnipotenza del sistema, è una vita unica come un padre di tutti, che però assume simultaneamente le essenze di tutti i possibili figli, ossia di tutte le colonne di ordini digitali, e la vita che ne risulta è una vita condivisa, la quale però, per essere fruibile e goduta, deve riuscire a dare un carattere, un desiderio, un mondo di valori a ogni figlio. Quindi ogni figlio, nella condizione reale in cui è messo nel suo spirito in condizione di definire alla fine della vita qual è la vita che completa perfettamente quello che è stato posto nella sua vita. E dopo l'acquisizione personale fatta ad uno da ciascuno di noi, dopo tutta la vita sarà in comune e sarà un solo Dio assoluto, però formato di una molteplicità infinita di figli, tutti eredi di Dio, tutti fruitori differenziati del sistema vita, ma tutti in perfetta comunione tra di loro, distinti ma uguali, perché il Dio assoluto, per non rimanere eternamente indeterminato, ha necessità di determinarsi, però in tutti i modi possibili e immaginabili. Ne vengono fuori ideali di Dio diversi l'uno dall'altro, però coerenti con i presupposti in base ai quali questi ideali sono stati formulati. Sono giusti in base alla vita che ogni spirito ha dovuto giudicare. Saranno conformi, e il Dio che ognuno di noi elaborerà sarà il Dio giusto, che, perfettamente associato a tutti gli altri io, finalmente una cosa sola, riusciranno a raggiungere quell'ideale che già oggi conosciamo nell'amore. Perché quando veramente amiamo una persona, vorremmo essere tutt'uno con lei. Ebbene, nell'altro mondo saremo tutti sposati tra di noi, e così legati e così liberi nello stesso tempo da essere tutti una cosa sola, nonostante il nostro Dio singolo, nonostante quella base necessaria per avere qualcosa che dipenda da qualcos'altro. Comunque, al di là di ciò, io ho dimostrato perché tutta la vita è unificata, è una cosa sola. L'unità, anche in fisica, è sempre un intero, senza decimali, a meno che la matematica non sia un'opinione. Ma la fisica ha due campi opposti, che si moltiplicano tra loro, n per n alla meno 1. Il positivo n, elettrico materiale, si presenta come un numero intero. Il negativo n alla meno 1, campo magnetico antimateriale,
si presenta come un numero decimale. Pertanto, se si cerca solo una unità dissociata, ossia elettrica e o materiale, bisogna escludere la parte decimale inversa, che serve solo a rendere n diverso da 1 quello che invece è 1 come unità dissociata. Ma ciò bisogna farlo solo alla giusta dimensione per quella unità rispetto alle unità base del sistema internazionale. Per quanto riguarda la massa materiale, il riferimento è il chilo. Quindi, tanto per entrare nel dettaglio, chiarita che la dimensione unitaria dell'elettrone è 10 alla meno 31 kg, chiarito che l'elettrone è la particella di materia e quindi è una dissociazione della massa in materiale e antimateriale, bisogna capire che quella dimensione 10 alla meno 31 kg unitaria riguarda l'unità della massa, ossia il valore dato quando la massa della particella si moltiplica per la massa dell'antiparticella. Allora n moltiplicato n alla meno 1 è uguale a 1 alla dimensione di 10 alla meno 31 kg. Ma se a noi non interessa l'unità della massa, ma l'unità della massa materiale della particella, allora dobbiamo usare un contenuto dissociato per rendere diverso da 1 l'altro contenuto, ma che allora lo esprime in unità. L'intera unità della massa materiale della particella, che è dissociata, diventa allora n, ma chi la rende n è la quantità n alla meno 1 che a quella dimensione di 10 alla meno 31 kg appare nei numeri decimali. Se noi ci mettiamo a quella giusta dimensione, 10 alla meno 31 è quella giusta unitaria, adesso non sto a spiegare perché diventa un po' troppo lungo, se alla giusta dimensione noi aggiungiamo anche il dettaglio decimale, andiamo a inquinare la parte materiale mettendoci dentro anche l'antimateriale, ma non espressa così come è, cioè in potenza meno 1, no, raddrizzata, perché quando noi andiamo a trasformare n elevato a meno 1 nel valore inverso, lo rendiamo inverso all'unità e lo presentiamo nello stesso ordine dell'unità, ma allora assume la quantità decimale. Quindi tutta la scala delle grandezze, noi possiamo immaginarlo come un grafico che, cominciando dal chilo e a mano che diventano più piccole le unità, noi abbiamo una linea inclinata. Noi su questa linea inclinata, a una certa dimensione, avremmo l'unità della particella. Ma dobbiamo pensare che la parte sottomultipla, quella inferiore, serve proprio a dare numero diverso da 1 alla particella che è superiore, cioè che è materiale. È l'antimateria che consente un numero diverso da 1 alla materia. Ma se noi, per descrivere la materia, poi aggiungiamo alla materia anche l'antimateria, vi sembra che noi
Così facendo descriviamo la materia. Considerate un'onda. È vero, un'onda intera è alto e basso. Ora, quello che divide l'alto dal basso è la linea di equilibrio. Noi possiamo considerare, facendo un esempio, la materia come materia che c'è. Ecco, a questo punto, rispetto alla la linea d'equilibrio, la materia c'è solo qua, nella parte superiore, perché nella parte inferiore dell'onda, immaginiamo un'onda d'acqua, l'acqua qui nella parte inferiore non c'è materia, e possiamo dire che è antimateria. Se noi, sapendo che un'onda intera è tutta questa, per esprimere solo la parte di materia ci aggiungiamo anche la parte di antimateria, e voi dite come? Sì, perché se noi a 9, che è la parte di sopra, aggiungiamo 9 alla meno 1, cioè un nono, e noi stiamo aggiungendo antimateria e inquiniamo un conto che oggi è inquinato in tutte quante le unità della fisica. Oggi tutte le unità della fisica, stranamente, non sono unitarie, non hanno un numero intero, il che contraddice in modo assoluto il concetto stesso di unità, che indica un accorpamento. Come fa una unità a esprimersi con un numero decimale, con decimali infiniti? Eppure, per i fisici, sembra che la matematica sia un'opinione. Quello che manca e è mancato finora in secoli alla fisica è una giusta dottrina epistemologica, ossia il controllo ragionevole, razionale ai dati che sono rilevati in natura. Se non sono letti con la giusta intelligenza, ecco, accade quello che accade ancora oggi, e per quanto riguarda le masse, che sono contenute nella relatività generale, infatti l'energia è uguale alla massa per C2. Per quanto riguarda le masse, non abbiamo il valore giusto delle masse, di nessuna massa, perché non sono espresse in termini unitari. Una massa, per esempio 50, è 50 volte 1, ma se il numero 1 non è calcolato in modo esatto, anche il 50 volte 1 diventa un numero sbagliato. Ecco, oggi l'unificazione della fisica per quanto riguarda le masse è impedita dal fatto che le masse, così come sono contate oggi, non sono unificate, non sono unitarie, ma io oggi le ho unificate. Unificare l'energia elettromagnetica significa definire la sua quantità di volume, in modo da definire l'energia di quel volume elettromagnetico, ossia della massa di quel volume elettromagnetico. È possibile arrivarci attraverso un calcolo molto serio e riscontrabile nella sua verità. È un calcolo reale, fattibile, ed è il seguente. Bisogna prima precisare alcuni concetti. La quantità assoluta di ogni numero è data dalla potenza su base 10 di quel numero, dipendendo ogni numero dal ciclo di 10 unità. Questo dato assoluto indica l'azione, che poi è vista in modo relativo attraverso l'azione uguale e contraria per il terzo principio, chiamato di azione e reazione. Pertanto, se in unità atomiche
angstrom, unità dello spazio atomico. Noi abbiamo il volume di tutta la massa contenuta in 10 al cubo angstrom, e questa è la massa E elettrica. Il suo inverso processo di calcolo, inverso a quello della potenza su base 10, dato dal logaritmo decimale di quella potenza 10 al cubo, è la massa magnetica, perché uguale e contraria alla massa elettrica. Contraria perché invece di essere una potenza che eleva 3, è il logaritmo della potenza 10 elevato a 3 che la riduce a semplice 3. Di conseguenza, il logaritmo di 10 al cubo angstrom per 10 al cubo angstrom, che è uguale a 3 per 10 al cubo angstrom al quadrato, è l'area elettromagnetica. Avendo assodato con certezza che il fronte elettromagnetico è dato da 3 per 10 al cubo angstrom al quadrato, il prodotto tra questa superficie che si muove per tutto il tratto elettrico oppure magnetico è dato da 3 angstrom per 10 al cubo angstrom per 10 alla 5 angstrom ed è uguale a 3 per 10 all'ottava angstrom al cubo. È un volume, è l'unità elettromagnetica nel suo volume, e io lo chiamo C perché è un quantitativo. Esso si velocizza nel verso elettrico o magnetico se lo rapportiamo all'unità del tempo, alla dimensione atomica, che è data da un secondo alla dimensione 10 alla meno 10. Riportando il tutto alla dimensione unitaria, ossia moltiplicando tutto questo quantitativo per 10 alla 10, otteniamo la dimensione unitaria C grande, data da 300 milioni di metri al secondo. È un quantitativo unitario di massa che ha questa velocità, che corrisponde all'interezza del suo volume, perché il fronte di avanzamento teorico è 1 al quadrato. Ora, avviando questa velocità sia nel tratto elettrico sia nel tratto magnetico, e sono in campo due velocità uguali e contrarie, noi ne abbiamo l'energia bilaterale, perché mossa da una direzione in un verso e nel verso opposto simultaneamente. Quindi è una energia che linearmente è di tipo esplosivo e si chiama C grande al quadrato, espressa unitariamente in metri al quadrati al secondo quadrato, è unitaria nel quadrato di C grande, ossia in 9 per 10 alla 16 metri al quadrato ogni secondo quadrato. Io credo che non possano esservi dubbi. Chi potrebbe dire: ma non è vero che il fronte elettromagnetico è 3 angstrom per 10 al cubo angstrom? Perché non capisce come 10 al cubo, se si moltiplicasse per 10 al cubo, terrebbe conto solo dell'uguaglianza tra i due quantitativi e non del processo inverso tra l'uno e l'altro. E
quindi non arriva a capire che se uno dei due è 10 al cubo, ossia una potenza in base 10, l'altro deve essere il logaritmo decimale di quella potenza basata sul 10, che contrasta a tal punto la potenza da togliere di mezzo la base della potenza per unificazione, e in modo da lasciare liberi solo quel 3 che diventano i tre versi di spazio x, y, z in cui la massa 10 al cubo elettrica può muoversi simultaneamente. Allora, il quantitativo totale della massa, diciamo, elettromagnetica che possiamo considerare nel fronte, in questo modo di pensarla, è la massa 10 al cubo, però espressa in tutti e tre i simultanei avanzamenti x, y, z, che sono le tre dimensioni dello spazio. Ammassata questa massa simultanea elettromagnetica in un fronte, poi è evidente che lanciarla in tutta la direzione di tutto quanto il verso elettrico o magnetico significa lanciarla per 10 alla 5 angstrom. Anche qui non ci piove. Quindi il prodotto finale 3 per 10 alla 8 angstrom è veramente tutto il movimento che un fronte, che se è unitario possiamo immaginarlo 10 al quadrato, si muove nel 10 alla 10, che è la dimensione del metro. Infatti, dividendo 10 alla 10, ossia un metro, per il fronte 10 al quadrato, quando è unitario nel suo ciclo 10, lascia un possibile percorso totale che è di 10 alla 8. Ma a questo punto bisogna considerare che questa dimensione 100.000, di 100 milioni si deve muovere simultaneamente nei tre versi x, y e z dello spazio e diventa un quantitativo di 300 milioni di metri cubi di volume. Ora io considero C grande il volume, e questo numero è poi lo stesso se è lanciato nel fronte unitario di un metro quadrato, perché se 300 milioni di metri cubi devono fluire ogni secondo, ma sono obbligati a transitare per un metro quadrato, rispettano il loro numero di 300 milioni tutto sulla terza dimensione. Il tentativo di unificare l'energia di una massa si conduce attraverso due necessarie unificazioni, sia nella massa m sia nel quadrato della C2. In quel prodotto m per C2, che è l'energia secondo la relatività generale di Einstein. Come mostro in questa immagine, la relatività generale E uguale mc2 è sbagliata e va sostituita da E uguale m asterisco c grande al quadrato. La massa m infatti deve essere m volte la massa unitaria, che oggi è sbagliata, comprende alla dimensione giusta anche le quantità decimali che rappresentano l'antimateria, il cui risultato è di rendere n volte maggiore di 1 la materia, e quindi è una parte relativa
da eliminare, perché a noi interessa solo la parte materiale. Anche la C2, come abbiamo visto, deve essere l'energia unitaria elettromagnetica espressa in velocità, ma l'energia unitaria elettromagnetica l'abbiamo potuta calcolare, è esattamente quella del volume di 300 milioni di metri cubi di volume elettromagnetico, che messo tutto in velocità su una sola linea conserva lo stesso numero e quindi può essere rappresentato in un verso solo se noi rendiamo unitaria la sezione, se noi la rendiamo di un metro quadrato. Quindi la velocità di 300 milioni di metri al secondo riguarda la cubatura di 300 milioni di metri cubi, che però fluendo per il fronte unitario di un metro quadrato conserva lo stesso numero e quindi lo lancia tutto in un solo verso. Certo che è un arbitrio, infatti in natura noi non abbiamo un fronte elettromagnetico unitario, perché il fronte elettromagnetico che noi abbiamo è reale, ossia contiene sia spazio dell'unità espresso nella parte intera, ossia nei multipli dell'unità, sia tempo espresso nei sottomultipli dell'unità, ossia nei quantitativi decimali. Di conseguenza è un 1 e rotti in superficie. Non si può considerare la velocità di questo fronte lanciata in una direzione sola, in un verso solo, e che rappresenta l'interezza, l'unità del volume. Perché è chiaro che un volume, quando transita per un fronte elettromagnetico maggiore di un metro quadrato, cambia il suo numero e quindi non ha più lo spazio percorso in una sola direzione come rappresentativa del volume unitario, della quantità unitaria. Perché noi abbiamo l'energia totale di una massa, in primo luogo quando la massa è quella giusta, che abbiamo visto qual è, ma in secondo ordine C2 deve essere l'unità dell'energia elettromagnetica, perché solo quando una massa M si moltiplica per l'unità del volume elettromagnetico, dell'energia, allora è tutta l'energia di quella massa M. E in questo modo mi sembra di avere unificato anche la relatività generale, togliendo di mezzo gli errori che ci sono oggi e unificando la fisica. Perché se nella fisica l'energia che rappresenta l'unità non è espressa in termini unitari, ma in termini errati, sia nelle quantità unitarie delle masse, sia nelle quantità unitarie dell'energia, ne viene fuori un valore che è senza dubbio sbagliato e che io qui ho invece rettificato. Perché a questo punto, se ci riferiamo solo per esempio alla massa della particella elettrone, la massa, che oggi è misurata alla giusta dimensione 9, rotti, non deve considerare quei rotti, quindi resta solo un valore intero 9, reso 9 dai rotti. L'energia, essa pure, è quella che sta nel fronte 3x3 elettromagnetico, è unitaria nel 9. Quando la massa è unitaria nel 9 e ha lo stesso valore 9 dell'energia, vediamo che la massa e l'energia hanno lo stesso numero. Noi lo sappiamo che la massa è l'energia e dovrebbero essere uguali.
ma non lo sono nella massa che riguarda la particella proprio della luce, perché la massa della particella della luce rivela 9,10938 e rotti, mentre invece la velocità assoluta oggi è 8,98755 e non è 9. Io ho unificato la fisica, ma in un modo che non era previsto e non è stato previsto da nessuno, perché tutti hanno preso per buono i dati unitari di oggi, sbagliando, mentre l'errore e l'impossibilità di unificare la fisica era proprio poggiato sul fatto di unità che noi, a cui noi davamo valori arbitrari, sbagliati. Una prova piuttosto semplice, che sia esattamente 6 la massa della particella della luce, deriva dalla unità della candela, che è l'intensità unitaria della luce. L'intensità è una sorta di percentuale, e anche se i valori sopra e sotto sono sbagliati, la percentuale rispetta sempre un valore esatto. Oggi giustamente è valutata 540,0000 per 10 alla 12 cicli al secondo, ossia Hertz. Presentandola alla dimensione 10 alla 18, essa è 0,00054 per 10 alla 18 Hertz. Essendo 6 i versi dello spazio in cui la candela esplode, facendo 0,00054 diviso 6, abbiamo il contenuto per ogni dimensione, per ogni verso dello spazio, ed è esattamente 9, e basta, e non quel 9 rotti che oggi risulta in ogni massa unitaria della luce. La candela, intensità è un 100% quando l'intensità è unitaria. Il 100% è sempre giusto qualunque siano i numeri o i valori che noi usiamo per definire la totalità del 100%. Quindi la candela in quel 540 precisissimo indica proprio la pienezza del volume, quando la superficie laterale di un cubo a lato 3 è 3x3 nel fronte, ma sono 6, per cui diventa 54, oppure quando abbiamo due volumi unitari, 3 al cubo, ma espressi in positivo e negativo, allora sono 27 più 27, 54, oppure quando è un'onda unitaria che ha il fronte 3x3 e si muove in 6 tempi, perché 9x6 fa ancora 54. Quindi l'intensità unitaria della luce con quel numero 54 rivela perfettamente che cosa è. Un valore perfetto di un elettrone che è perfetto nella sua massa con la quantità 9. Chiederete che unificazione hai mai fatto. Ho riconosciuto che cosa ci sia in comune tra tutte quante, e è il ciclo 10. Ma detto questo, ho dovuto anche spiegare in che modo ciò accada. Tutto dipende dal ciclo 10 per i differenti algoritmi simultanei con i quali la nostra intelligenza riesce a valutare 10 unità. Quando li controlla 9 a 1, allora ha il valore della C2, ossia ha l'energia totale della massa 1. 9 è nel fronte, 1 è nel flusso. Con il rapporto 8 a 2, la cui somma è sempre il ciclo 10, ci sono
La realtà spazio-temporale complessa, 3 più 1, 4, però sulle due dimensioni, riferita alle due dimensioni. Il rapporto 7 a 3 comincia a determinare i vicoli sferici della candela. Infatti, il 540 della candela è fatto tutto con il numero 7. 7 per 77 è 539. Sommando il ciclo unitario dato da 7 settimi, abbiamo l'esatto 540 dell'unità della candela. 6 quarti sono le 6 dimensioni, i 6 versi, che portano alla mole riferite alle 4 dimensioni della realtà spazio-temporale. Il rapporto 5 a 5 equipara l'elettromagnetismo ed è alla base della formulazione del grado Kelvin. È complesso da dimostrare, ma è così. 4 sesti è lo spazio-tempo 3 più 1 riferito a tutti i 6 versi che può percorrere, da cui viene l'unità del flusso elettrico dell'ampere. 3 a 7 è lo spazio riferito al vincolo sferico, da cui viene fuori il metro. Infatti il metro viene fuori dai 30 milioni di metri dei tre quarti spaziali del meridiano, che ne contiene uno come tempo e tre quarti come spazio. 2 ottavi è il tempo nella sua complessità da meno 1 a più 1 sulla base delle 8 dimensioni della realtà spazio-temporale a livello complesso. E da questo tempo deriva il secondo. Un nono è la massa 1 data dall'energia 9, da cui abbiamo un chilogrammo. Un chilogrammo espresso proprio da questo rapporto un nono, perché è riferito alla molecola di acqua. La quale molecola di acqua? Se mettiamo in rapporto la massa 2 dei due atomi di idrogeno con la massa complessiva dell'atomo, che è 2 più 16, massa unitaria, cioè unità dell'ossigeno, con il rapporto 2 a 18, determina questo nono, che è il rapporto caratteristico da cui deriva un chilo, perché è un decimetro cubo contenente proprio l'acqua, che rileva questo rapporto 1 a 9 per ogni atomo di idrogeno. Infine abbiamo il rapporto 0 a 10, che è quello che caratterizza nel nostro elemento lo spazio vuoto. Insomma, noi partiamo da 10 dati, raffiguranti per esempio una mela, e simultaneamente li consideriamo e li leggiamo cerebralmente in tutti i modi possibili unitari per comporre il 10 attraverso un rapporto tra un numeratore e un denominatore. Ad ogni algoritmo il nostro cervello assegna una dimensione, per cui simultaneamente noi vediamo che quella mela ha massa, occupa tempo, ha spazio, appartiene a un flusso, ha un livello di temperatura, ha una quantità molecolare e ha anche un'intensità unitaria di tipo elettromagnetico. Ma
come avete visto, io sono andato oltre alle sette dimensioni che risultano. Queste sono quelle ordinarie, perché poi ci sono quelle complessive. Infatti il rapporto 8 a 2 comincia a riguardare la realtà complessa, il rapporto 9 a 1 comincia a riguardare l'energia, quella che Einstein chiamò C2 e che io ho purificato. E infine c'è il rapporto 10 a 0, che è quello assoluto in base al quale si riescono a fare poi tutti i calcoli relativi all'assoluto cui ogni cosa è riferita. Quindi, se si vuole sapere che cosa unifica tra loro le varie dimensioni del sistema internazionale, ossia le sette unità di misura del sì, è il ciclo 10. D'altra parte, il ciclo 10 fu posto a base di ogni cosa poco prima del 1800 dall'Accademia francese delle scienze, quando, considerati che i numeri seguivano il ciclo decimale, cercarono di fissare unità che fossero tutte condizionate da un ciclo 10. E ciò posto all'origine di tutto, non c'è da sorprendersi che poi questa origine determini tutte le situazioni interne. I francesi pensarono che il ciclo 10 fosse una scelta arbitraria dell'uomo, ma invece il ciclo 10 è proprio il ciclo seguito dalla natura, perché quando essa si poggia sulle tre dimensioni dello spazio, questo spazio può ammassarsi unitariamente o espandersi totalmente. Quando si ammassa unitariamente, le tre dimensioni dello spazio devono diventare una, il che accade attraverso il rapporto 3 diviso 3. Il processo opposto al totale ammassamento, che si ottiene con 3 diviso 3, è ottenuto dal processo inverso alla divisione, che è la moltiplicazione. E quindi è ottenuto, se l'ammassamento è dato da 3 fratto 3, è dato l'unitaria espansione dal prodotto 3 per 3. Ora, il ciclo ammassato espanso, ossia che pone uno dopo l'altro i due opposti totali che sono in questo ciclo, è solamente dato da 3 diviso 3 più 3 per 3. Quindi il 10 che risulta da 1 più 9 è il ciclo totale dello spazio compresso espanso, perché la massima compressione è quella unitaria data da 3 diviso 3, la massima espansione è quella data dall'inverso di 3 diviso 3, che è 3 per 3 uguale 9. Per rispondere, in primo luogo io pongo una domanda: perché tanti volti assunti da Dio? Ebbene, nel campo relativo un aspetto spesso ne nega un altro, ma nel campo trascendente ed assoluto ci sono tutti quanti e ciascuno espresso nel massimo, nel 100%, senza ostacolare gli altri. Pertanto, nel nostro mondo ogni aspetto assoluto e divino necessita di un singolo avvocato difensore che ne esalti quel singolo aspetto e lo ponga come un 100% di valore. È così che gli ebrei sono stati chiamati ad esaltare la legge divina. È così che Gesù Cristo ha esaltato il Dio che si rende servitore assoluto dell'uomo fino alla croce. È così che i musulmani esaltano il Dio comandante assoluto, mentre i buddhisti esaltano il Dio dell'armonia,
e i pagani esaltarono tanti dei, ciascuno secondo una avvocatura specifica. Posto ciò, posto che questo è vero nel contesto generale, tenendo conto di tutte le singole esaltazioni, tutte valide, c'è un volto relativo che è stato superiore a tutti fino al punto da essere giudicabile assoluto? Sì, ed è quello presentato dal Figlio Gesù Cristo. Gesù che libera lo spirito dalla legge divina e lo responsabilizza ad assumere la fede migliore, quella impostata sulla verità che salva davvero e che impone un uomo che non sia ipocrita. Se l'uomo non è ipocrita e ha la sua fede lo salva. Ecco, il Dio proposto da Gesù non costringe l'uomo con il suo stampino, ma si fa aiutare dall'uomo, da ogni uomo, ad eleggere quel Dio relativo che sublima la croce soggettiva assunta da Dio in ogni figlio attraverso le opere contenute, buone o cattive, nel personaggio assunto da animare. Ebbene, Gesù è una verità assoluta poiché il sacrificio presentato dal Figlio Gesù è quello stesso compiuto dal Padre nostro in tutti noi, perché in ciascuno di noi il Dio assoluto si mette nella croce del relativo, sacrificandosi lui in ogni figlio, costretto ad assumere un personaggio, buono o cattivo che sia, purché siano assunti tutti e purché Dio si lasci aiutare da tutti ad eleggere ogni Dio che salva ogni singola situazione. Ebbene, sì, poiché sotto il profilo scientifico Gesù ha rivelato la verità assoluta ed è quella dell'unità e trinità di Dio. Gesù qualificò il Dio Yahweh, io sono chi sono, dicendo chi sono? Sono Padre, Figlio e Spirito Santo, sono uno e trino. E noi abbiamo visto, e io ne ho discusso, facendo rivelare che la stessa relatività generale giace all'interno del ciclo 10, in cui le masse e tutte le unità sono decimi del ciclo 10, un 10 che poi rappresenta l'intero a cui è riferita la massa unitaria. Sì, è vero in assoluto, poiché le due vie della vita che Gesù svelò a Nicodemo sono proprio quelle della dinamica spirituale e della contrapposta dinamica materiale, che sono conformi al principio di azione e reazione, in cui se un soggetto si sposta nel tempo e va verso un muro, vede un muro muoversi e avanzare verso di lui. Se un Maometto va alla montagna, la montagna va a Maometto. Anche Maometto, per questo verso, aveva centrata una parte di verità. Ma Gesù lo spiegò in verità a Nicodemo e parlò chiaro, dicendogli: io sono la via, la verità e la vita. E aveva ragione, perché Gesù centra proprio nella sua persona un punto talmente equilibrato nell'esistenza da essere lì in mezzo tra tutta la parte multipla di uno e tutta la parte inversa sotto multipla di uno. Gesù è 1,1, è proprio il centro da cui si possono osservare tutte le cose in equilibrio, anche se non lo sembrano. Sì, Gesù ha la verità assoluta,
poiché ha negato il criterio del mondo e svelato il vero verso da seguire, quello dell'altro mondo, ed è il vero se lo spirito vede quello materiale a seconda del principio di azione e reazione, ma a secondo di una verità che ti mostra sempre non l'azione, ma, essendo relativa all'azione, ti mostra l'azione uguale e contraria, tanto che noi, andando formalmente verso il futuro con la massa e con l'elettricità, stiamo andando nel passato della antimateria e del magnetismo. Quindi, poiché il soggetto che si muove è spirituale ed è di tipo magnetico e antimateriale, l'avanzamento in questo verso è l'arretramento in quell'altro, tanto che noi stiamo retrocedendo verso quella morte da cui siamo già venuti. Per cui Gesù è veramente anche la resurrezione e la vita, oltre che la verità, perché ha parlato di quell'altro mondo, dimostrando per quale motivo, annunciando per quale motivo bisognava dargli la precedenza. Abbassatevi che sarete alzati, gli ultimi saranno i primi. E chi afferma una verità di questo tipo, affermando vere due cose opposte, gli ultimi che sono i primi, sta affermando proprio una verità profondissima, assoluta, perché l'assoluto è quello che nega le singole cose, mettendole in una moltiplicazione, ossia in una relazione reciproca. Il primo, che è l'ultimo, è esattamente un valore assoluto, perché elimina primo e ultimo e li mette talmente intrecciati da loro da formarne una unità. Quindi Gesù, per tutto il suo Vangelo, è l'unico che ha rivelato queste cose ed ha un primato assoluto su tutte quante le religioni, tutte lacunose. Possiamo considerare il cristianesimo, il Vangelo di Gesù, come quel bianco che contiene tutti gli altri colori, e tutte le altre fedi sono con qualcosa in meno. L'unica fede veramente completa, piena e assoluta è quella di Gesù Cristo.